ragazzuoli, benvenuti in questo nuovissimo video, sono Diego e sono qui oggi tornato per mostrarvi alcune cose. Prima di tutto però, come state? Perché io non, cioè io sto bene, ma sto male con YouTube, nel senso non riesco a ricominciare, a riprendere la routine, a riprendere un video ogni due giorni, ne faccio uno a settimana perché è veramente pesante. Oltre al caldo della Madonna, raga, perché fa un caldo della Madonna e potete vedere che questo stanzino è, non lo so, è un per uno, raga, è piccolissimo. Perché sto così storto, ragazzi? Sto sulla sedia in modalità un po' ambigua. Perché, ragazzi? È un motivo semplice, perché la fotocamera sta troppo alta, mi si è bloccato il cavalletto. Lasciamo sta. Comunque, se non avessi smesso YouTube in questo mese, probabilmente a quest'ora sui 30-40k ci stavo, perché stavo andando da Dio. Poi ho avuto problemi personali e ricominciare ogni volta è un cazzo di problema. Comunque, cosa importante, tra poco uscirà la stagione 5. Oggi su Twitter l'Epic Games ha sfornato un'immagine fantastica che probabilmente vedremo qua. Eccola qua. Ragazzi, ve la apro. Un'immagine fantastica che ci fa vedere come erano tutti lì, che si trattava di roba tipo Egitto, antichi romani, cose ambigue. Infatti, tre giorni alla season 5 e... Perché? Comunque qua possiamo vedere un cazzo assolutamente di dio egiziano, ovvero un gatto molto figo, ragazzi, con tanto di arco, spazio, temporale, queste cose qua che io non sono più esperto, raga. Io ho giocato, ma ho visto queste cose che mi rompevano pure il cazzo perché facevano un rumore e non sentivo i passi dei nemici. Andiamo a leggere proprio questo sito. Mancano appena tre giorni al... cioè, due giorni, perché io lo caricherò il giorno dopo con la mia connessione, all'inizio dell'attesissima stagione 5. Infatti non vedo l'ora, fissato per giovedì 12 luglio, quindi dopodomani, raga. Mentre sulla mappa di gioco ne accadono di tutti i colori, infatti con oggetti che spariscono e altri che appaiono come la carrozza, Epic Games ha pubblicato il primo teaser ufficiale. Potete ammirarlo in tutto il suo splendore in cima a questa notte. Va! Io ho aperto Twitter con un'immagine così, quando c'era un'immagine così grande. Sì, guardate che spettacolo, a parte gli scherzi, veramente figo. Il significato dell'immagine non è del tutto chiaro, grazie al cazzo, è solo un'immagine, ma è opinione comune che si tratti di una maschera di Kitsune e... chi è sto Kitsune? La cerca. Kitsune è la parola giapponese per volpe. Le volpe sono un soggetto creature mitologiche giapponesi. Ok, è una creatura mitologica giapponese. Non voglio approfondire perché, ragazzi, non siamo su un canale di storia o di approfondimento. Siamo su un canale di un coglione. Però la giapponese che indica la volpe. Potevo continuare a leggere. Raga, io apro siti random quando poi loro spiegano. Secondo le leggende, le volpi sono estremamente intelligenti e possesso di numerosi poteri, come la capacità di assumere sembianze umane, per lo più di donne molto belle. Per impazzire le persone, indovinate un po', modificare il tempo e lo spazio, raga. Ecco perché... raga, ci sta tutto. Ci sta tutto, ragazzi. Esattamente quello che sta accadendo in questi giorni sull'isola, con gli squarci che stanno facendo apparire oggetti provenienti all'apparenza da altre epoche, magari sono cose contraffatte, cose finte, non si sa. Ovvero quindi non roba da altre epoche, ma roba che ha fatto il nostro amico Gino Falegname. La teoria dei viaggi nel tempo come tema della stagione 5 è ormai la più accreditata ed è anche la più probabile che la stessa cosa di accreditata. Ora, ragazzi, la cosa più importante: io ho creato questo video, sto registrando per un semplice motivo, ovvero ho intenzione, anzi partirà da adesso, il contest di Instagram per vincere il pass battaglia della season 5, ovvero 10 euro di V-Bucks per comprare 950.000, non si sa quanto costerà questo pass battaglia. Come si partecipa? È una cosa, una cazzata enorme, raga, una cazzata enorme. Seguitemi su Instagram, link in descrizione, e inviatemi qualche clip o vostra o di altre pagine Instagram che seguite, quindi potete inviarmele in direct, di cose ambigue, di clip divertenti sempre riguardanti Fortnite, e prenderò uno a caso tra gli utenti che hanno fatto questa cosa e lo estrarrò come vincitore di questo pass battaglia della season 5. Perché questa cosa vi ho detto? Perché ho intenzione di fare reazioni a clip divertenti, non prese da YouTube ma da Instagram, in modo da collegare Instagram a YouTube. Mi piace come cosa, voi mi aiutate trovando clip e io vi aiuto facendovi vincere un pass battaglia. No? Come idea è buona. Tanto ciao, ragazzi, per questo video, se vi è piaciuto un bel like, un bel commento. C'ho capelli inguardabili, ma perché, raga, è caldo, è la droga, è tutto.